Ciao a tutti, io sono Pagni Riccardo del mio mondo giocoloso e quest'oggi voglio mostrarvi qual è il mio nuovo fantastico acquisto. Pacco da Amazon, che censuriamo se no vedete il mio indirizzo. Ho fatto un acquisto fantastico che non mi sarei mai aspettato da me stesso, ovvero la GoPro nuova. Insomma, è la GoPro Hero 3. Adesso mi pare che sono usciti nuovi modelli, ma per me è anche tantissimo questa. Allora, premetto che io l'ho già aperta perché non resistevo alla curiosità, e poi se facevo un video e non la sapevo usare facevo una figura di merda, perciò l'ho già usacchiata. Mi è arrivato un'ora fa, si presenta così. Già qua mi era arrivato il dubbio, perché come cavolo faccio adesso? Ci ho impiegato almeno 20 minuti a capire come si togliesse. Allora, il fatto è questo: bastava semplicemente, vedete che è fissata, semplicemente bastava girare questa vitina. Sono proprio un idiota perché ci ho impiegato tantissimo a capirlo, e non sto scherzando, e questa è la cosa triste, che alcuni di voi magari pensano che io sto scherzando per fare simpaticone, ma non è così. E una volta fatto questo, tac, è a posto. Allora, la confezione è molto particolare, perché in effetti non ho mai visto una scatola del genere. Vediamo che qua c'è scritto un po' tutto, poi si toglie sto robo, se riusciamo a toglierlo. Che sapete, io ero riuscito a togliere sta parte bianca senza rovinarla. Adesso, solo per fare il video, l'ho rimessa e ok, ce l'ho fatta. Allora, vediamo innanzitutto che la GoPro è piccolissima. Questo strato di vetro, dopo un bel po' che l'ho usata, ho capito che si può togliere. Dopo vediamo come. Innanzitutto vediamo la confezione, molto strana. Si apre e c'è il tutto. Il tutto in cosa consiste? Libretto più altro libretto che mi avrei dimenticato di mettere dentro. Questa cosa che penso di... che non capirò mai cosa sia. In più abbiamo questi che sono degli aggeggi per attaccare in maniera diversa le cose. Il libretto gigantesco. E poi c'è il caricabatterie che mi sono scordato di mettere dentro, sono un genio. Allora, andiamo subito al coso. Innanzitutto io ci sono rimasto malissimo, perché io mi aspettavo, non è che ci speravo, però almeno che mettessero qualcosina, come magari quella fascetta per metterlo in testa, oppure un qualcosina per attaccarla da qualche parte. Invece no, la compriamo e non troviamo praticamente niente all'interno. E questa è una cosa bruttissima, perché vuol dire che dobbiamo comprare praticamente di sicuro una batteria aggiuntiva, perché non è che ci duri 10 ore e come minimo potevamo regalarci una batteria. No, dobbiamo pagarcela noi. E poi dobbiamo addirittura comprarci gli accessori. Quindi comunque, se questa io l'ho pagata 180 euro su Amazon ed è la GoPro 3 White, il modello più basilare, chiamiamolo così, ma visto quello che fa, secondo me non si può chiamare basilare per niente. E andiamo subito a vedere. Allora, vedete quello che abbiamo fatto. Allora, per aprirla, per togliere questo strato di vetro, bisogna tirare la linguetta verso di noi e questa freccia in su. Io ci ho impiegato un casino a capirlo, e poi si aprirà. Quindi vediamo, la nostra GoPro in verità è una robetta del genere. Perfetto, perché è piccola e questo rende il tutto più facile, perché possiamo portarla dove vogliamo e metterla dappertutto. Allora, vediamo che abbiamo le varie prese, HDMI, la scarta normale, qua la micro SD che ho messo io che non è inclusa, qua il vano batterie semplicemente, e qua la videocamera. È molto strana da usare, perché ha solo due tasti e l'unico schermetto che avremo sarà questo. E noi dovremo fare tutto attraverso questo. In effetti la cosa è un po' strana, però pian piano ci si prende la mano, insomma. Le impostazioni sono davvero poche, però secondo me è meglio così, perché una videocamera del genere deve essere usata per un utilizzo mordi e fuggi, cioè metto rec e basta. Cioè io devo poter mettere 1080p, 720p e sapere solo il frame rate e metto rec, basta, non mi interessa nient'altro. Devo ancora testarla del tutto, ho cominciato già a testarla e devo dire che è davvero fantastico come audio. Io non mi aspettavo di avere un audio così buono. In futuro vi farò vedere i risultati, che ovviamente farò svariati video con questa videocamera, e i risultati sono davvero ottimi. Scusate raffreddore, i risultati sono davvero ottimi per essere così piccola. Considerate che la mia videocamera, che è 5 volte più grande di questa, fa dei risultati simili a questa, sia in audio che in riprese. Magari la mia si può controllare la messa a fuoco e queste cose, però sappiate che questa piccolina ha dei risultati veramente straordinari e io mi sono stupito.
Premetto che l'ho ancora usata pochissimo, però da quel che ho potuto vedere, tra questa e magari tra qualche amico, magari in internet, ad avere dei risultati ottimi. Non ho comprato la versione Black, che è quella più strafiga, perché non mi pareva valesse la pena spendere il doppio per quella. Per quel che devo fare, questa è più che ottima. Sembra davvero resistente, e per attaccarla da qualche parte dovremmo usare la parte in vetro. Ma sono veramente, veramente fiero di questa videocamera. In futuro vi farò avere dei risultati, dei video, tutte queste cose per mostrarvi la qualità e cosa si può realizzare. Perché secondo me ha un uso praticamente illimitato. Perché io posso farci veramente di tutto, come per fare i videoblog, che me l'appoggio qua e mi riprendo, tanto ho una risoluzione ottima. O magari anche per fare riprese estreme, per esempio io che faccio cioccoleria, domani vado a comprarmi l'accessorio per mettermelo in testa, la fascetta da mettere in testa, e subito, come non so cosa, come un pazzo, andrò in giro a cioccolare dappertutto a Padova, dappertutto, e vi farò avere un video strafigo, o almeno ci provo. Perciò sappiatevi dire cosa ne pensate del mio acquisto, cosa volete che faccia con questa videocamera. E in futuro vedremo cosa potrò combinare con questa videocamera. Ciao a tutti e grazie della visione.